dell'arma, desidero far giungere la gratitudine e l'apprezzamento della Repubblica alle donne e agli uomini dei carabinieri chiamati, insieme alle altre forze armate e di polizia, a garantire la sicurezza degli italiani, la difesa dei loro diritti, il soccorso e l'assistenza nei momenti di difficoltà. Sin dalla sua fondazione, quando l'Italia era ancora un'aspirazione, l'arma è diventata un riferimento per la comunità, con l'affermazione della legalità, il contrasto a ogni forma di criminalità e per la straordinaria capacità di porsi in ascolto delle persone. Con grande professionalità e apertura alle continue innovazioni tecnologiche, l'arma oggi affronta temi decisivi per la qualità della vita collettiva, dalla sicurezza sui luoghi di lavoro alla custodia nel nostro inestimabile patrimonio culturale, alla salvaguardia dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità, alla tutela della genuinità degli alimenti. Per quest'ultimo impegno, condotto dal Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, la bandiera di guerra dell'arma, cui rendo il mio omaggio, è stata insignita della medaglia d'oro al merito civile. Una infaticabile dedizione al bene comune ha travalicato i confini nazionali nelle missioni di pace, nelle operazioni di soccorso, nelle attività a sostegno delle forze armate di paesi amici. I carabinieri hanno guadagnato l'apprezzamento della comunità internazionale. Desidero rinnovare il ricordo insuperabile di coloro che hanno perduto la vita in servizio. Ad essi vanno la riconoscenza, il rispetto della Repubblica. Ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri in servizio e in congedo, siate fieri di appartenere a un'arma che costituisce sicuro riferimento dello Stato democratico e riscuote l'affetto e il rispetto dei cittadini. A tutti voi e alle vostre famiglie in questo giorno di festa giungano sentimenti di intensa gratitudine e il più fervido augurio. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva la Repubblica. Sergio Mattarella. Famiglie per il loro supporto sincero e incondizionato, appiglio cui possiamo aggrapparci in ogni momento, qualunque sia il peso delle nostre preoccupazioni e responsabilità. La mia particolare riconoscenza a Lono Aumach, la cui impagabile opera di assistenza ai nostri orfani e alle loro famiglie riflette la generosità che ci anima ininterrottamente, affondando le radici negli alti valori della solidarietà e della condivisione. Valori intramontabili che motivano l'azione dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Forestali, alle quali va il mio ringraziamento per la passione con cui contribuiscono a mantenere saldi gli ideali dell'istituzione. Un sentito caloroso grazie alla rappresentanza militare per la sensibilità con la quale si dedica al benessere dei commilitoni e un beneaugurante saluto alle associazioni professionali a carattere sindacale che hanno intrapreso il percorso volto alla cura collettiva degli interessi dei propri iscritti. A noi tutti, infine, l'augurio di un futuro prodigo di soddisfazioni che ci veda protagonisti di ulteriori fortune per la nostra amata Italia e per gli italiani. Viva l'Arma dei Carabinieri. Il comandante generale di Corpo d'Armata Teo Luzzi.